Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Oggi nuovo video dei prodotti finiti. In questo periodo sto smaltendo abbastanza, quindi vi faccio vedere cosa ho finito. Allora, innanzitutto ho finito questo bagno schiuma della Vidal. Questo è all'olio di argan ed è buonissimo. Io mi trovo sempre bene con questi bagno schiuma. Poi hanno delle profumazioni buonissime. Anche a lui piacciono. E questa qui è appunto una delle nostre preferite e va bene sia per l'uomo che per donna, è abbastanza neutra, però molto molto buona. Poi, sempre di quel bagno schiuma, abbiamo finito questo qui al talco liquido, che è più delicato di quello e io l'apprezzo un po' meno, però comunque è abbastanza neutra, quindi non crea fastidi, quindi ci facciamo le foto. Comunque buona, insomma, poi la profumazione è molto soggettiva. Poi, sempre bagno schiuma Vidal, questo qui con l'erogatore così, all'olio di argan, anche questo molto buono. Sono uguali, credo, anche se qui è scritto sapone liquido. Qui invece è scritto bagno vellutante, quindi non lo so, però penso siano uguali, equivalenti come prodotti. Questo è più pratico da tenere appunto sul lavandino per anche lavare le mani, invece questo magari da tenere in doccia. Poi, sempre di questi così, abbiamo finito questo, che è a muschio bianco. Questo non me lo ricordo. Abbiamo finito più tempo fa, forse. Questo qua è molto, davvero di pulito, tipo il bagno, come si chiama? Detersivo per, diciamo, la lavatrice, proprio da un odore di pulito, anche questo molto delicato e buono, sempre unisex, insomma. Poi, sempre riguardo questo ambito lavaggio, ho finito questo deodorante del Borotalco, col quale mi trovo bene, mi piace. Questo qui è quello classico, original. È buono. Io uso sempre questi col gas, questi che non rimangono bagnaticci quando... Gli ho fatto cambiare idea. E gli ho fatto cambiare idea perché lui invece usava quelli senza gas, insomma, quelli no gas. Quelli liquidi, che a me invece non piacciono, quindi con questo ci siamo trovati bene, anche lui ha cambiato idea. Poi invece, solo io questa volta ho finito queste salviettine struccanti della Licia, che non sono male, però non credo di riacquistarle, a meno che, diciamo, non in situazioni di emergenza, perché sto apprezzando molto quelle di Wycon, che ritengo più valide e anche più economiche in proporzione. Queste qui sono 20 e vengono... sono 20? Non è scritto. Sì, 20. E vengono qualcosa tipo 1,52€, invece quelle di Wycon sono 72 e vengono 3,90€. Quindi decisamente meglio. E comunque non mi sono piaciute tanto perché andando a sfregare un po' di più... ho degli swatch. Andando a sfregare un po' di più... mi vanno un po' ad arrossare la zona degli occhi. Comunque struccano bene, insomma, non sono più brutte. Poi ho finito dei dischetti per struccarmi. Questi qua sono quelli della Despar. E sono 70 pezzi. Questi, se non sbaglio, erano cuciti. E mi ci sono trovata bene. Non perdevano peli, erano abbastanza compatti. Poi ho finito questo igienizzante mani dello Shan, che praticamente uso tantissimo e col quale mi trovo bene. Secondo me è equivalente alla Mukina, quindi mi è più comodo comprare questo perché è più vicino come negozio e lo compro tranquillamente. Poi vado a buttare due spugnette per make up, questa triangolare classica. E questa invece che era uguale, però io ho fatto forma di tipo un mini beauty blend per andare a stendere il correttore e le butto perché sono lerce e perché mi sono resa conto che non mi piacciono più
come qualità. Ora ho preso una leggermente più costosa, che spero mi duri di più, a forma di ovetto, che non è ovviamente la Beauty Blend, l'ho presa dalla Gardenia, quindi è proprio marchio Gardenia, e mi sto trovando meglio, quindi queste le vado a buttare. Poi invece, per quanto riguarda il make up, ho finito un blush, oddio, questo qui di Essence, che è quelli classici, Silky Touch, quelli vecchi, che ci sono ancora, però per farvi capire non sono quelli gli ultimi usciti. E questo qua era il primo, il 10, Adorable, che era un rosa, praticamente quello che vedete qui. Anche se non c'è più prodotto, quindi non... Era un rosa molto delicato, bellissimo, da tutti i giorni, proprio piacevolissimo da utilizzare, perché andava bene con qualunque tipo di trucco e in qualunque occasione, perché era veramente naturale, un effetto naturale. E mi sono trovata molto bene con questo, infatti probabilmente lo riacquisterò. Non sono sicura perché ne ho davvero tanti, però è un blush che merita, secondo me. Quindi se avete bisogno di un blush da tutti i giorni, che non vada molto ad alterare il colore della vostra pelle, questo qua è perfetto. Almeno se siete chiare come me, perché se siete più scure probabilmente non si vede neanche. Poi ho finito due mascara. Allora, questo che è della Deborah ed è il Volume Spring Mascara, non si legge più, e ha uno scovolino così abbastanza grosso, però all'inizio questo qua non mi piaceva per niente, non mi andava proprio a volumizzare le ciglia, nonostante ci sia scritto volume. Poi dopo l'ho tenuto aperto un po', si è seccato, ho incurvato leggermente lo scovolino, non so se si vede, un po' l'ho incurvato e sono riuscita ad avere un ottimo risultato. Ovviamente non lo riacquisterò perché non era l'effetto che proprio preferisco in assoluto, però diciamo che non mi ci sono trovata male, alla fine l'ho finito con piacere, ecco. Poi l'ultimo prodotto finito è questo mascara di Sephora, questo qua è l'Ultra Juice Curl, se non sbaglio, sì. E questo è il campioncino, la mini taglia, ed erano solo 2 ml di prodotto, che però mi è durato abbastanza, perché io ce l'ho da tipo questo inverno, cioè dall'inverno scorso. Non l'ho usato sempre solo questo, perché comunque ne ho tanti, però diciamo che mi è durato abbastanza. E ha questo scovolino così, piccolino, in silicone, ed è molto molto valido, infatti mi è piaciuto parecchio, però non credo di riacquistarlo, perché ho comprato recentemente questo mascara di Essence, che è quello nuovo, il I Like Long Lashes, questo qui, e mi sono resa conto che fa un effetto quasi identico. E infatti anche lo scovolino è molto molto simile, ovviamente non è uguale, però ci assomiglia molto. Faccio vedere la differenza, è questa qua, sono molto molto simili, infatti anche l'effetto sulle ciglia è simile. Devo dire che questo di Sephora è leggermente superiore come effetto, nel senso che una passata di questo di Sephora equivale a 2 passate di quello di Essence, però alla fine per il prezzo diciamo conviene anche questo qui, quindi secondo me non ha senso riacquistare questo dopo che ho preso questo qua e l'effetto è praticamente identico. Comunque tutti e due ottimi mascara, vi consiglio appunto anche questo se non l'avete provato. Niente, questi sono i prodotti che ho finito questo mese e spero che il video, come sempre, vi sia stato utile, e fatemi sapere se siete riusciti anche voi a smaltire prodotti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!